lui prima c'era un posto disabili con targa di una persona che adesso è deceduta. Al suo posto, in piazza del Praticino, a pochi passi da Piazza Grande, adesso c'è uno stallo per auto riservato al comune di Arezzo. A chiedere così spiegazioni è stato nuovamente il Partito Democratico con un'interrogazione in consiglio comunale. Noi oggi siamo tornati su questo argomento chiedendo quali erano questi fini istituzionali e più che altro chiedendo se è possibile che nel comune di Arezzo nascano dei posti riservati all'amministrazione comunale senza nessun atto pubblico. Ci arrivano segnalazioni del tenore che questa macchina privata, che abbiamo scoperto quindi essere del sindaco, occupa questo posto anche in orario serale notturno. A rispondere all'interrogazione è stato lo stesso primo cittadino. Il posto di Piazza del Praticino l'ho chiesto io e l'ho chiesto con una motivazione precisa e lo uso talvolta come tutti gli altri posti messi a disposizione per gli amministratori per un motivo ben preciso. Il sindaco ha funzioni di rappresentanza, come tutti sapete, che sono funzioni istituzionali. Queste funzioni di rappresentanza si svolgono paradossalmente molto più durante i fine settimana che non durante la settimana. Per lasciare per quanto possibile liberi gli autisti durante i fine settimana e i dopo cena, perché anche questi fanno parte delle occasioni istituzionali nelle quali io mi devo recare nei posti, ho deciso di usare la mia macchina senza autista e ho chiesto all'ufficio traffico: mi mettete un posto in più rispetto a quelli che già ci sono? E se me lo mettete vicino a dove risiedo, forse anche meglio. Per questo è nato quel posto, c'era la possibilità di metterlo senza togliere praticamente nulla a nessun altro e talvolta lo utilizzo per lasciarci la macchina che poi uso durante fine settimana o nei dopo cena o quando utilizzo la macchina. Ecco da dove nasce, perché nasce e, attenzione, non è vero che non ci sono i segni dell'amministrazione, c'è un permesso che io lascio sempre sul cruscotto perché è quello che identifica quell'auto come in uso a un amministratore in quel momento.